ci colleghiamo con il programma MIP della Regione Piemonte, più appunto specificatamente con un tutor del programma MIP. Lui è Luca Varnavà. Pronto? Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao, Luca. Buongiorno Luca. Buongiorno. Allora, mettersi in proprio è un modo di affrontare il mondo del lavoro con, se vogliamo, libertà di espressione, no? Ho un desiderio, cerco di metterlo in pratica. Però ci sono sempre degli imprevisti all'orizzonte, quindi cosa devo fare se voglio mettermi in proprio? Allora, sì, diciamo che se hanno tra i 18 e i 65 anni e sono residenti o domiciliati in Regione Piemonte, possono rivolgersi al progetto MIP per valutare la fattibilità della propria idea di impresa. Ricordiamo il sito internet, so che l'avete già fatto ieri, sì, ma lo ribadiamo, il sito è mettersiimproprio.it con una sola I nella liaison tra mettersi e improprio. Ah, ok. È importante perché così almeno la arriviamo dritti. Non si confonde. Esatto, ci sono due sezioni, la sezione a chi si rivolge, dove appunto vengono specificati i destinatari del servizio, e da chi è realizzato il servizio specifica i soggetti attuatori che sono stati individuati e selezionati tramite il bando della Regione Piemonte per poter erogare questi servizi di consulenza specialistica. Ho capito. Senti, ma esattamente voi che cosa fate come tutor? Perché ieri ne abbiamo parlato, c'è una selezione, c'è un accompagnamento, ma poi a un certo punto entrano in gioco i tutor. Cioè la prima cosa quando tu incontri un candidato che ha un'idea, che cosa fai? Allora, la prima fase è la fase, diciamo così, di accoglienza, dove cerchiamo di capire, cerchiamo di entrare in empatia con l'utente. E quindi cerchiamo di farci raccontare il suo progetto per capire quali possono essere le criticità e i punti di forza. Quindi facciamo una prima scrematura, ovviamente, perché noi uno dei nostri ruoli è anche cercare di, come dire, come ha detto ieri la collega Zaramella, di cercare di attivare quelle imprese che possono poi avere determinate caratteristiche che vi racconterò poi dopo. Dopo questa prima analisi si passa nella fase di accompagnamento, quindi se ci sono determinate condizioni, attraverso il tutor e i consulenti specialistici, che sono consulenti dedicati per ogni singolo settore, penso al consulente che è fiscalista che ti racconta qual è il regime fiscale più adatto alla tua impresa, sì, penso a tutta la parte di marketing, dagli strumenti digital piuttosto che agli strumenti tradizionali, l'utente ha a disposizione tutta questa platea di operatori per avere tutta la consulenza necessaria affinché il suo progetto possa quantomeno partire bene. Quantomeno partire bene. Poi bisogna avere coraggio e intuizione e capacità per farlo proseguire. È veramente bene. Un bellissimo servizio completo, sì, perché comunque ci sono più figure che lavorano appunto intorno al candidato. E poi si arriva al famoso business plan, sento sempre parlare quando uno apre un'attività. Il business plan è la traduzione di tutto quello che dicevo prima, quindi una volta effettuate tutte le consulenze, analizzato con il tutor il piano economico finanziario, tutte queste consulenze vengono tradotte nel business plan, che ha una valenza di natura qualitativa, andando appunto a descrivere tutte le sezioni del business plan, dall'analisi di mercato all'attività di marketing al regime fiscale scelto eccetera, all'inquadramento, e poi c'è una parte più specialistica di piano economico previsionale su base triennale o su base biennale per i lavoratori autonomi, che cerca di rendere consapevole l'aspirante imprenditore sul fatturato che dovrebbe raggiungere per poter arrivare a essere sostenibile da un punto di vista economico, patrimoniale e anche finanziario. Senti, ma il programma MIP quali attività aiuta ad avviare? Cioè tutte le attività, ce ne sono alcune in particolare? Allora no, ci rivolgiamo a tutti i settori di attività, noi li chiamiamo tra virgolette tradizionali, ma nel senso più ampio del termine, quindi ci siamo accorti in questo periodo soprattutto che alcune figure nell'immaginario collettivo, penso per esempio all'artigianato, hanno ancora un immaginario ancestrale, quindi il falegname è colui che lavora con qualche attrezzo, mentre invece ormai nel XXI secolo il falegname opera anche con i social per poter raggiungere il più ampio mercato possibile, opera con il computer, quindi con tutte le attrezzature digitali a disposizione. In particolare noi ci occupiamo di tutti i campi, come dicevo prima, quindi dal commercio all'artigianato, all'industria, a tutto quello che riguarda la ricettività, quindi quel settore che si chiama Horeca, quindi sì, dai bar ai servizi per la persona e così via.
Certo che la figura dei tutor è veramente bellissima, perché sono veramente persone che ti accompagnano mano nella mano, e immagino la soddisfazione per voi tutor di vedere un'attività che avete in qualche modo incentivato, aiutato voi, magari fiorire. Esattamente, questa è una delle aspetti positivi del tutor, che ha la possibilità di interfacciarsi con degli aspiranti imprenditori, quindi aiutarli in questo percorso, prenderli mano nella mano. Noi diciamo sempre che è un percorso sartoriale, quindi è un percorso one to one che viene gestito in maniera appunto personalizzata, e quindi sì, la soddisfazione di poter poi vedere realizzato quello che si è studiato sulla carta è sicuramente uno degli aspetti positivi della nostra figura. Ultima domanda velocissima: cosa ritieni che serva davvero per realizzare con successo un nuovo progetto imprenditoriale o di lavoro autonomo? Allora, la bacchetta magica non esiste, questo dobbiamo dirlo da subito per non alimentare false speranze, però sicuramente ci sono delle precondizioni che sono necessarie ma non sufficienti. Io direi che le più importanti sono avere un'idea solida, ovviamente, e quindi intercettare anche un bisogno della collettività, no? Per capire dove potermi andare a insediare. Sì. Ovviamente avere delle competenze e delle conoscenze specifiche nel settore, questo è assolutamente importante per poter erogare il servizio oppure erogare i prodotti di qualità. Okay. E poi anche delle risorse finanziarie adeguate, lo diceva anche ieri la dottoressa Zaramella, chiaramente bisogna avere delle risorse anche economiche, finanziarie e personali per poter avviare il servizio. Ci sono poi delle forme di finanza agevolata, eccetera, però diciamo che un minimo di capitale... Di base devi averla. Esattamente. Luca, noi ti ringraziamo. Personale. Adesso ne sappiamo qualcosa di più. Ricordiamo, tu sei un tutor del programma MIP, mettersi in proprio, appunto, selezionato dalla regione Piemonte. Luca Varnavà, grazie mille, alla prossima. Buon ciao. Lavoro. A voi, buona giornata. Ciao, buon ciao, ciao, ciao. Mettersiimproprio.it. Insomma, noi il consiglio ve l'abbiamo dato. Adesso tocca a voi. GRP.